un angolo della città riqualificato grazie ad un lavoro di comunità. È stata inaugurata questa mattina la via Perollo nel cuore del centro storico di Sciacca grazie al progetto Rigenera voluto da Attiva Sicilia e dal Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Un doppio segnale che volevamo lanciare l'anno scorso. Uno era legato al fatto che il nostro impegno non terminava con Movimento 5 Stelle, ma andava avanti, andava oltre, quindi le decurtazioni dei nostri stipendi continuavano e abbiamo preso i primi 10.000 euro delle decurtazioni e abbiamo creato questo progetto, abbiamo creato questo bando destinato alle città siciliane per raccontare l'identità siciliana. Questo bando ha visto la partecipazione di 20 progetti, il più votato è stato questo bellissimo progetto e con 10.000 euro devo dire che i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario. È una vera rigenerazione urbana, perché è una rigenerazione sociale, culturale e anche economica. Rigenerazione sociale perché si sono trovati qui a lavorare e anche nel tempo, poi per la gestione, si troveranno in contatto persone che magari prima condividevano la stessa porzione di territorio, ma non erano mai in contatto tra di loro, no? E quindi a partire dalla signora Rosetta che ha deciso di andare a fare le piante, il ferramenta schettone che fino a ieri ripuliva i pilastrini, gli artigiani con gli architetti, eccetera. Quindi è come dire, è la comunità che riscopre il senso di comunità, di appartenenza a questa terra attraverso la tutela condivisa di un bene comune. Anna Salvaggio è la coordinatrice del progetto Rigenera che ha portato alla riqualificazione della via Perollo. Che cosa è stato fatto materialmente? Allora, siamo partiti prima di tutto dall'idea che è stata portata avanti da tutta la cooperativa di comunità e poi votata dai cittadini di Sciacca grazie al progetto Rigenera che poi si è qualificato come vincitore. Quello che abbiamo fatto è stato riqualificare l'area che era un po' diciamo, lasciata andare, infatti i pilastrini si erano tutti scoppiati per il ferro all'interno, quindi sono stati tutti ricostituiti grazie ovviamente all'aiuto della comunità, dei tecnici, dei muratori e poi sono stati ridipinti e su ogni pilone sono 27, sono stati applicati 27 vasi. I vasi rappresentano i decori della ceramica saccense dal 1450 al 1550, quindi è anche un piccolo museo a cielo aperto dei decori della ceramica tradizionale della nostra città. Anche sui rombi sono stati applicati diciamo, sui rombi che si trovano in muratura sono state applicate delle piastrelle in ceramica e queste sono 57, quindi due per ogni pilone e poi anche alle svolte. Anche queste rappresentano i decori tradizionali della ceramica di Sciacca e poi 16 di questi rombi raccontano la storia del caso di Sciacca. Riqualificazione della via Perollo con grande risalto per la ceramica di Sciacca. Questa è stata un'ulteriore occasione, una importante occasione per i ceramisti saccensi. Soprattutto è un'importante occasione, un'importante immissione di ceramica nel territorio, ceramica di qualità, di alto artigianato, che è connotata culturalmente e va a contestualizzare un luogo con le scene del caso di Sciacca. Non solo, tutti i vasi, tutti i rombi riportano in forma antologica tutti i decori della ceramica tradizionale saccense. Può diventare un campo di studio, può diventare un'occasione per esplorare la ceramica saccense in tutta la sua evoluzione dal XIII secolo fino all'epoca rinascimentale d'oro della Maiolica stessa. Saccensi e turisti potranno calarsi nella storia di Sciacca attraverso l'audioguida. Sono proprio i ceramisti saccensi a raccontare la loro arte e il caso di Sciacca. All'inizio del percorso abbiamo sulla piastrella d'ingresso abbiamo il QR code, basta inquadrarlo, questo rimanda all'audioguida, quindi la descrizione dei singoli ceramisti della ceramica tradizionale e delle piastrelle che il ceramista ha trattato col caso di Sciacca. Tra l'altro ci tengo a far notare questo aspetto, comunque è stato interessante anche dal punto di vista iconografico, diciamo, riuscire a identificare le famiglie tramite il colore, poi questo sarà tutto spiegato all'interno ovviamente dell'audioguida, ma ciascuna famiglia che è, diciamo, importante nel caso di Sciacca ha un mantello con un colore, il logo è stato stilizzato in maniera tale da riuscire anche appunto in una piastrella che comunque non ha enormi dimensioni a far subito inquadrare qual è la storia, chi sono i personaggi coinvolti e insomma questo è il gran lavoro che è stato fatto, vabbè, da Angelo e da Fabio e poi dai ceramisti che lo hanno realizzato, mi pare ovvio. Ho fatto una ricerca sintetizzando tutto il caso di Sciacca in queste poche piastrelle che ci sono. Comunque sono soddisfatto per il lavoro che ho fatto perché, non perché l'ho fatto io, ma perché mi sono trovato in un'equipe con giovani specialmente che mi hanno dato tanto e che con tutti loro sono stato benissimo. Oggi non vedo qua Fabio Piazza mi ha
non mi ha abbiamo collaborato per la stesura di questi testi, lui ha registrato la voce, mi sembra, perché più che lui non la poteva fare. Ed è una soddisfazione perché è il lavoro di un'equipe fantastica che ci ha fatto conoscere e ci fa andare avanti, e speriamo di fare qualche altra cosa per Sciacca.